Ciao da Dove al Sud, oggi prepariamo la pasta con salsiccia di pollo e besciamella. Che buon piatto! Ed ecco gli ingredienti. Diviciamo le dosi per 4 persone, ma noi faremo la metà per 2 persone. Allora, 400 g di pasta, 450 g di salsiccia di pollo, 200 g di besciamella, una cipolla, 2 carote, 2 gambe di sedano, olio extravergine d'oliva, sale e poi c'è lei. Ed eccola qui, la nostra mascotte, la pecorella di Dove al Sud. Per iniziare preparare il frito di cipolla, carota e sedano. Togliere il budello della salsiccia. Tagliare a pezzetti così. In una padella mettere un filo di olio extravergine d'oliva. Accendiamo. Versare il trito per fare il soffritto. Che bei colori! Mescolare continuamente per un paio di minuti e dopo versare la salsiccia di pollo. Far rosolare bene a fiamma media. Quando la salsiccia è ben rosolata, spegniamo un attimo. L'acqua bolle, salare e buttare la pasta. Abbiamo scolato la pasta. Accendere il fornello a fiamma vivace. Versare la pasta. Mescolare. Aggiungere la besciamella. Mescolare. Che bella! Mescolare un minuto e spegnere. E impiattiamo. Ed è pronta! Ecco la nostra pasta con salsiccia di pollo e besciamella. Guardate che bella! E profuma, profuma. E adesso la prova assaggio! E vai! Vediamo come questa pasta, che noi conosciamo bene, ci piace tanto. Sì. Bella cremosa. Poi c'è questa salsiccia. È buona, è buona. A me piace sempre. Tutto insieme, pasta con la salsiccia, buonissima. E qui termina il nostro video, ciao da Dove al Sud! Ciao da Daniele e Daniela! Grazie per il mi piace e condivideteci! E in più seguiteci su Instagram e iscrivetevi sul nostro canale YouTube!